Ciao amici, ecco qui un altro mini tutorial. Spero che questa volta di incuriosirvi molto perché siamo di fronte a un'applicazione uscita da qualche mese, come si legge qua, PowerPads Drumpad Music Maker Beatmaker di Pinata Party. E questa praticamente è un campionatore mobile per la composizione e esecuzione di musica. E questo cosa fa? Praticamente un Power Pulse con uscite settimanali di novità e roba. Questo è, diciamo, il pad. Questa è la possibilità di fare dei ritmi preset, insomma, con sequencer. Qua registrare e condividere gli sky del pad diversi, insomma, interattivi. Possibilità di interagire sui pad, insomma, fare un po' edit, effetti, aggiungere campioni nostri personalizzati e chi ne ha più ne metta, insomma, salvare e chi ne ha. E ogni kit si può praticamente mettere un po' quello che si desidera e si vuole, insomma. Qui c'è un piccolo abbonamento, e questo piccolo abbonamento di 1 euro e qualcosa, parlando in di euro, poi altra moneta, insomma, come si vede, insomma, costo irrisorio, pochissimo, in cui non si ha pubblicità, tutti i sky, tutti i ritmi SoundCloud, tutto limitato slot custom kit, preload, kit available offline, chi ne vuole metta. Veramente incredibile. Ottimo, ottimo, ottimo. Andiamo un po' a vedere qua a leggere. Ciò, kit di tendenza 11 con aggiornamenti settimanali, inclusi tutti i generi di rumori per soddisfare esattamente i tuoi gusti. Un sequencer con presette ritmi, suonare pad e vari set di parte di batteria con tempo regolabile e chi ne ha più ne metta. Creazione della musica anche con ritmi complessi. Più sky per interfaccia utente per soddisfare i gusti e diversificare l'esperienza musicale. Poi qui c'è il discorso che per eliminare la pubblicità e avere un po' l'applicazione full si paga proprio il nulla quasi. L'applicazione è uscita il 6 giugno 2020 e ultimo aggiornamento 17 dicembre 2020 e bisogna dire che viene aggiornata molto molto spesso per essere una cosa uscita da qualche mese, insomma. È un'applicazione interessantissima e unica nel suo genere e lavora molto bene e precisa. Vediamo un po' qua quello che è, diciamo, la sua presentazione in video. E diciamo che questo è un accenno, ma quello che si può fare è un'enormità di cose. Apriamo l'applicazione. Ecco qua il pad. Ecco qui si possono costruire ritmi e chi ne ha più ne metta. E qua c'è tutte le possibilità, insomma, di cambiare i skins. E settimanalmente uscita di nuovi stili, chi ne ha più ne metta, insomma. Oltre che
si possono caricare campionamenti propri, insomma, intervenire sia sui style, diciamo, presenti settimanalmente, aggiunti di nuovo, insomma, e sia con i sample propri si può intervenire e fare l'editing in apprendimento. Sono veramente tanti, per essere un'applicazione che è appena uscita. Sentiamo qualcosa. Sono tanti, tanti, tanti veramente per essere un'applicazione che ha qualche mese dall'uscita, insomma. È un discorso da dire che praticamente questa applicazione non fa altro che praticamente avere tutto quanto concentrato di tante applicazioni che ci sono fuori, no? Perché praticamente sì, giustamente tante hanno la possibilità di avere i pad, avere i style e avere anche la possibilità di fare dei ritmi preset, queste cose qua. E bene o male anche intervenire un po' quello che è il discorso sui skin praticamente dei campioni, ma questa è unica nel suo genere. Perché intanto puoi mettere campionamenti tuoi personalizzati e stesso intervenire con l'edico roba. E poi, insomma, a differenza di tante altre cose, ha un costo che è irrilevante. Diciamo che racchiude tutto quello che uno potrebbe sperare da un'applicazione del genere, insomma. E alla fin fine, per gli amanti e non del genere, che si possono incuriosire e tirar fuori qualcosa di interessante, e il costo soprattutto, che è veramente niente, vale la pena di provarla, di acquistare l'abbonamento, quell'euro, quello che è al mese, insomma, e di godere di un'applicazione a 360 gradi. Bah, spero di esservi stato utile e vi invito a provarla, insomma, vi invito a provarla come faccio io generalmente con tutte le novità, le applicazioni in genere, perché è una risorsa grande per creare musica per passione, per pro, e chi ne ha più ne metta, insomma. Tutto qui, insomma. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguo di giornata e alla prossima.